delle domande e sentiamo che cosa ci rispondono. Allora, prima cosa, però, un attimino, per cortesia, prima cosa. Sentite il PD, no? Dite sempre che la politica è l'arte anche del compromesso, è l'arte di sentire, ascoltare e mettersi d'accordo. Abbiamo un governo che è rappresentanza del mettersi d'accordo, visto che state governando con Berlusconi. Allora io mi chiedo una cosa, ma il compromesso col PDL è stato possibile, il compromesso con la cittadinanza che voi amministrate? No, la cittadinanza non è stata ascoltata sul progetto, era molto semplice, bastava comunque proporlo, esporlo, avrebbero detto è bellissimo, è uno schifo, comunque magari ci si contava. So che siamo in un'epoca dove si piace mettere nell'angolino la gente e dire tu sei minoranza senza contarsi, non si sa, perché non mi sembra che qua siamo tanto minoranza. E io credo che ci saranno tante altre persone che non sono qui, ne ho trovate due che non sapevano neanche che cosa ci avreste fatto in Piazza Verdi, perché c'è anche della disinformazione, che quando si renderanno conto che gli tagliate i pini, che quando si renderanno conto che un altro angolo di Spezia, dei pochi storici che ci sono rimasti e dei pochi alberi che ne avete fatto, diciamo che la ce lo mette con gli alberi in una maniera, probabilmente anche quelli che non troveranno il parcheggio, che avranno una città bombardata, perché con due cantieri, Piazza Europa e Piazza Verdi, adiacenti, la città figurerà come un pochino sotto un bombardamento, ci avete pensato? No, perché tanto i cazzi saranno solo e sempre del cittadino. E allora ci sarà la giunzione tra quelli che non gliene frega più di tanto della piazza, perché ognuno, però magari l'interesse della viabilità quando rimane bloccato in via d'Italia o quando non trova parcheggio, si andranno a cingere coloro che ce l'hanno per la piazza e coloro che ce l'hanno perché li avete reso la vita ancora più invivibile. E questo per dire. Quindi non dovevate imporre una cosa del genere. Non avete tenuto conto dei mugugni che ci sono stati, ma di ognuno le orecchie non ne ho solo io. Non avete tenuto conto delle tante raccolte di firme. Non avete tenuto, la magistratura non ha tenuto conto degli esposti che erano qui motivati, che nessuno aveva dedicato con Violetti lo sindaco degli esposti. E qua ci sarebbe da fare un grande discorso poi, su come funziona. No, non lo faccio perché non me la do questa soddisfazione. Siamo qua per parlare di Piazza Verde, mi fermo agli esposti, avete tirato dritto allo scopo. E quindi ora tra pochi giorni si compierà lo scempio, la riconnotazione, ci soffriremo tutti. Ora io vi volevo chiedere una cosa, poi me ne vado. Nelle scuole di giornalismo si fanno tre domande, perché in quelle tre domande c'è tutto. Quando? Ce lo direte, ma a giorni comunque, no? Come? Perché io non ho neanche capito il come e il perché. Allora chiedo al sindaco e all'assessore Lugia due cose semplicissime. Come si è potuta definire e presentare la Commissione europea per ricevere i fondi erogati Piazza Verdi come piazza degradata? Thank you.
voi che siete, non so, l'amministrazione comunale, e poi perché? Perché non capiamo neanche perché vi siete così accaniti. Ma guardate voi, a parte che perderete anche una marea di voti, sono affari nostri, non sono affari miei, sono affari miei, la si vedono i cartelli. Ma perché vi siete accaniti? Anche noi l'abbiamo persi i voti, va bene, d'accordo. Però io sono qui a parlare come cittadino. Gli ricordi questo? PD. In una città che è sempre più seduta dalla spazzatura. Ma ho idea che la conosco anch'io. È del Favaro lei? Al Favaro elementare, al Favaro elementare, poi alla Cervi, alle medie, poi cosa fate? Due anni alla Rita, dove non c'è, ci sono i minori che sono ancora più grossi. Due anni al Cacinotti e quattro al Cattarelli. Dove il lavoro delle sognature, l'avete iniziato sotto casa mia, l'avete bucato, io ho telefonato personalmente. Come si chiama lei? Dell'assessore. Sei volte avete però non mi è insegnato a me. Sei volte che comprate un tubo e lo andate a mettere, sei volte in 10 mesi. Una cosa più come i minori. Allora dico, sognature che non si riescono a scelte politiche, che sappiamo in che situazione è, fondi europei che arrivano per Piazza Verdi. A questo punto ci diteci perché, anche perché, e qui veramente me ne parlo, per noi, credo, per molti di noi, poi alcuni ragazzi non gliene porteranno, ma per molti di noi è come avere un morto in casa, cioè io non passerò più di lì. Se uno sa il perché, alla fine forse se ne fa una ragione, forse. Invece così si siete solo preso per i fondelli. Grazie. Grazie.